Buongiorno a tutti, sono Daria, una storica dell'arte e oggi voglio rispondere all'iniziativa Cultura in Balcone promossa da Sinopie Roma. Trovo che sia un'iniziativa molto significativa e importante per mantenere sempre viva l'arte e la cultura anche all'interno delle nostre mura domestiche. Io mi trovo sul mio balcone e oggi voglio raccontarvi qualcosa sul mio quartiere, il quartiere della Foce, un quartiere di Genova che si trova all'interno del municipio VIII, Medio Levante. È un quartiere che si affaccia sul mare, a levante rispetto al porto antico di Genova, e che si estende tra le pendici occidentali della collina di Albaro e la sponda sinistra del torrente Bisagno. Dunque, adesso ci troviamo più o meno a 800 metri da quella che in tempi remoti era la spiaggia. Adesso vediamo che ci sono alberi e edifici, ma circa 800 metri da qui si estendeva una spiaggia che era un punto di sbarco per le navi mercantili, era stato un approdo ma anche un cantiere navale, un crocevia molto importante per gli scambi commerciali della città di Genova e in particolare è stato anche il terzo, diciamo, scalo dopo il Porto Antico e anche dopo la spiaggia di San Pier d'Arena che si trova ai piedi della Lanterna di Genova. Vorrei soffermarmi però sul toponimo, ovvero sul perché si chiama Foce. Inizialmente si pensava che il nome fosse legato allo sbocco del torrente Bisagno nel mare, ma successivamente invece è stata avvalorata dagli studiosi un'altra tesi, ovvero quella che collega il nome alla presenza dei focesi. I focesi appunto erano mercanti che avevano diverse diciamo rotte commerciali nel Mediterraneo e sbarcavano appunto su questa spiaggia che era diventato un punto di approdo, per cui i focesi provenienti da una regione della Grecia, della Ionia, la regione, diciamo, la città di Focea, l'attuale città di Foca in Turchia. Ovviamente questa spiaggia nel corso dei secoli ha subito dei cambiamenti a livello urbanistico, addirittura nel XV secolo è diventata un lazzaretto per ricoverare i malati di peste che provenivano dalle navi mercantili e nel corso del tempo arriviamo fino al 1933 quando c'è stato un progetto importante, quello dell'architetto Carlo Daneri, che si è occupato appunto di un progetto che vede in essere l'attuale Piazza Rossetti, Piazza Rossetti che è proprio considerata il centro del quartiere della Foce ed è un complesso urbanistico formato da 9 edifici che presentano comunque dei porticati su 3 lati, mentre un lato si affaccia direttamente sul mare. All'interno abbiamo la piazza con una fontana. Si tratta di uno dei maggiori esempi di architettura razionalista italiana che è stata comunque anche presa in considerazione oltre i confini nazionali. Spero che vi sia piaciuta questa piccola perla sul mio quartiere genovese e ci rivediamo presto.